Credo che sia stata la degna conclusione di una serie fra due squadre che sono molto vicine, che sono state molto vicine in classifica, che hanno caratteristiche simili e che sono arrivate a questa partita raschiando non in fondo al barile ma molto di più. Cioè, le forze rimaste erano veramente esigue, noi ne abbiamo spese molte nella prima metà della gara. Vigevano ha avuto una grande reazione e ha speso tante energie nella parte finale, riaprendo completamente la partita. Io devo dire che sono intanto orgoglioso della mia squadra, perché arrivare in semifinale, se me l'avessero detto 9 mesi fa, cioè il 19 di agosto, quando ci siamo radunati, avrei pensato che il mio interlocutore fosse sotto effetto di stupefacenti. E quindi per me questo è un motivo di grande orgoglio. La squadra ha fatto un grande lavoro e anche in questa serie di playoff, dove avevamo grandi difficoltà legate a un organico rimesso insieme un po' all'ultimo momento, le doti caratteriali e morali non sono mancate. La seconda cosa, che è quella che dico per seconda, ma coda, non ci sta il veleno, come dicevano i latini, ma anzi, credo ci stia lo zucchero, perché devo fare veramente un grande applauso ai nostri avversari, che sono stati avversari degnissimi, avversari di grande livello, avversari di grande cuore, di grande tenuta mentale. Devo dire che sono doppiamente orgoglioso di essere riuscito a battere una squadra come questa, perché quando è stata presentata la nostra serie sembrava la serie dei parenti poveri, e invece una bella sega, questi hanno giocato, hanno picchiato, hanno lottato, e noi abbiamo giocato, picchiato, lottato, quindi l'orgoglio è doppio, perché l'onore a chi è stato battuto deve essere non doppio ma quadruplo. E con questo io finisco la mia intervista. Tocca a Gigi, che meno male non lo vedo più perché non lo sopporto più. Ho visto più lui della mia moglie. All'inizio, quando siamo andati in campo, che ci siamo salutati, e ho detto: se ti immagini se fosse 4 su 7? Si arrivava lontano. Cosa volete che vi dica? Anche se questa sala stampa, a parte che ho una segnalazione Zanatti, non riesco più a parlare, però però poi non faccio più. Io ho sentito due partite che lui parla prima di me, e io sottoscrivo quello che dice lui, poi potrebbe venire lui, io non vedo. Niente, intanto faccio i complimenti loro perché sono passati, poi alla fine è uno sport, il succo è quello di portare a casa la vittoria, e quindi loro l'hanno fatto, io mando i giusti complimenti. Faccio un po' come ha fatto Ranieri domenica, sono orgoglioso della mia squadra, non sono non da oggi, non sono da 2 anni che vedo questo gruppo, quest'anno ovviamente con i sentimenti americani. Però anche stasera mi hanno fatto sentire un allenatore orgoglioso di stare in campo, cercare di vincere una partita con loro che cercano, facendo tanti errori, però con tanta energia buttata sul campo per cercare di venirne fuori. Credo che la miglior dimostrazione sia il parziale 15-24 l'ultimo quarto. Cioè, non avevamo più, però ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato. Quando siamo arrivati al meno 5, credo che loro fossero un pochettino in crisi, non so se più fisico o più mentale, forse più mentale, probabilmente ci sono un attimo, hanno avuto un attimo di cedimento, noi purtroppo non abbiamo portato perché anche noi non eravamo più. Quindi è stato un po' di impasse, mi sembra 4-5 possessi di qua e di là, dove abbiamo fatto tutti quanti delle scelleratezze, però ci sta. Ci sta in quella situazione, con le energie che erano rimaste e con la posta in palio che saliva sempre di più, ci sta. Siamo arrivati a giocarcela all'ultimo possesso, l'abbiamo persa, ma non ho niente da rimproverare alla mia squadra, se non appunto il fatto di esserci trovati in una situazione di dover rimontare, però l'abbiamo fatto, che forse è la cosa più importante in una gara 5. Quando parti l'ultimo quarto sotto di 13, se non ricordo, 13, credo che sia una bella dimostrazione che comunque non volevamo perdere questa partita e ci abbiamo fatto fino a lì.
sera alla fine hanno vinto tutti, ha vinto Reggio Emilia perché è riuscito ad arrivare ai playoff e avete vinto voi per una stagione come altri, sotto un punto di vista, per menzionare la marca dell'anno, e lo è a San Ciro. La mia domanda però parte, il tema della mia domanda però parte da una considerazione, complimenti alla squadra per tenere il campionato. È giusto, è il prezzo giusto da pagare 10 minuti soltanto di quale degli americani dopo la sfilata di Ferrari per prendere in panchina degli italiani che hanno trovato questa squadra in legato dall'aria e tanti? Sì, questa è una domanda che racchiude in sé il mistero di allenare il gruppo di Gesù americani. Le risposte, ognuno ha la sua. Io ho sicuramente un'opinione, ma è chiaro che non arrivo qua. Diciamo che ho visto però che a livello di energia se un americano non vuole vincere, tanto ho capito il tema della domanda, no? Se un americano vuole andare a casa non recupera i due palloni che ha tagliato su iPhone attaccando. No, adesso non pensavo che gli americani volessero andare a casa. Non sono in grado e non voglio entrare nel momento delle decisioni che hanno portato gli americani durante la partita. Semplicemente questo molto poco cuore e gli ultimi falli, che potrebbero essere il quarto e il quinto, sono stati spesi negli ultimi secondi e ho visto letteralmente Ferrari abbracciare Williams e parlare nel mio orecchio e gli ha fatto questo gesto, del tipo sei forte e questo secondo tutti. Gioca con un po' di cuore e resta nella serie. No, sai, il mondo dello sport è bello perché le opinioni sono veramente variegate. Permettimi di non essere d'accordo, soprattutto su Williams. Permettimi di essere d'accordo perché Williams è un giocatore che butta in campo tutto quello che ha. Magari in certi momenti la sua qualità, a livello di talento, di pallacanestro, di inteso come qualità, lascia un po' a desiderare in certe circostanze, però Williams è un giocatore che non si è mai tirato indietro e non si tira indietro neanche oggi. Magari ha fatto parecchie scelte sbagliate, ma è entrato in partita subito, però non è un giocatore che si tira indietro. Voi avete forse invece un po' meno. Ha un carattere diverso, quindi in certi momenti tende un po' ad abbacchiarsi, ad isolarsi, è un giocatore diverso perché è un pochino più talentuoso e quindi con i più talentuosi intanto si estrae un po'. Però, ripeto, ho visto comunque nel finale provare tutto per vincere. Poi sono d'accordo che durante la partita potevano e potevamo fare di più, però se facciamo di più non ha meno 16, cioè, capito? Io devo analizzare la partita per come è andata e devo dire che lui magari che ne ha fatti più di me mi potrà smentire, però in 9 gare 5 che possiamo vedere in giro per l'Italia, per il mondo, 9 su 10 con una squadra più 13 alla fine del terzo quarto in casa finisce con un'apoteosi, con tutti che si mangiano e si baciano. Noi siamo riusciti a portarli all'ultimo possesso, tutti che si mettono. E c'erano anche gli americani, poi ho dovuto cambiarli, ho dovuto rimetterli, ho dovuto spronarli, abbiamo dovuto cercare di, però c'erano anche loro e nel momento della rimonta, quando siamo arrivati lì, sono stati determinati, quindi magari con un percorso un po' accidentato, però li abbiamo portati anche loro a credere a quello che stavamo facendo, quindi sono contento anche per loro. Sto guardando i numeri che alla fine la differenza hanno fatto un 16 su 23 liberi di vincevano mentre loro hanno fatto l'88%. Ma non solo nel fallo sistematico, anche prima che Banti aveva fatto 1 su 4, cioè dei... Sai, queste sono le cifre di 40 minuti e quindi sono le cifre di una squadra che non ha giocato benissimo. Perché noi per 30 minuti abbiamo giocato molto peggio, no, degli altri 4 partiti. Quindi abbiamo giocato una partita di cuore, di pancia, di orgoglio, ma non una partita di basket. Se vogliamo iniziare una partita di basket, che vogliamo parlare di tecnica, abbiamo fatto una serie di errori, una serie di palloni buttati a vento in attacco, soprattutto nel primo tempo, tante palle perse, abbiamo sbagliato alcune cose in difesa, che erano 5 partite che loro ci propongono certe cose, le 5 partite che facciamo i video, e quindi sarebbe ti viene veramente la bava alla bocca quando li vedi. Però io non posso, stasera non posso fare a meno, perché mi sentirei anche a disagio per parlare di tecnica e di tattica. Preferisco parlare di cuore e di attributi, perché
perché mi sembra doveroso, mi sento di doverlo a una squadra per quello che ha fatto quest'anno, l'anno scorso, e non mi sembrerebbe giusto venire qui a parlare di che abbiamo sbagliato la difesa sul su corna basso, perché non abbiamo fatto il cambio a tre, cioè, sì, sì. È andata così, questo si è diventato il corna basso e c'è già lo facendo. Basta così, siete soddisfatti, buona partita.